Bentornati in un nuovissimo video di Acquari Low Cost. In questo video, scusate i riflessi, ma purtroppo è un po' il problema degli acquari con luce naturale. E niente, ho cercato un'angolazione che facesse pochi riflessi, ma non ho raggiunto grandi risultati, come vedete. Quindi niente, comunque, volevo fare un aggiornamento su questo acquario, che appunto per chi comunque non mi segue faccio un breve riepilogo, nel senso che è un acquario senza filtro, un caridinaio senza filtro, senza luce naturale e anche senza riscaldatore d'inverno. Adesso ci sono comunque temperature molto gradevoli, per cui non sarebbe neanche necessario, ma appunto è un acquario che è andato avanti con una temperatura minima di 17-18 gradi l'inverno, perché comunque in casa meno di queste temperature non avevo. Volevo fare un aggiornamento per farvi vedere un po' la salute, insomma, dell'acquario, lo sviluppo, e farvi anche vedere un attimino, fare una piccola analisi e di conseguenza poi fare comunque o un cambio dell'acqua o quello che vedremo dall'analisi dell'acquario. Ecco, purtroppo i riflessi sono veramente molto evidenti, però non posso comunque farci niente. E ad ogni modo spero che si veda abbastanza bene. Niente, facevo un attimino un'analisi su questo acquario perché guardavo un pochino che cosa eventualmente potevo fare, come potevo intervenire in base un po' all'osservazione. Volevo un po' fare un'osservazione, un'analisi con voi, sperando che possa appunto poi essere magari utile anche a qualcun altro. Allora, notavo in questo acquario che l'aspetto complessivo è abbastanza buono, come potete vedere. Le piante sono abbastanza rigogliose, hanno un aspetto abbastanza verde, a parte appunto alcune tipologie di piante, che in realtà mi aspettavo, perché comunque non sono mai state perfettamente in salute, ma soprattutto perché sono piante che hanno bisogno, secondo me, di maggiore spazio. Sono in particolare la Ligrofila corimbosa, che è questa qua, e come vedete c'ha due aspetti che non sono per niente interessanti. Uno, le foglie basse che ingialliscono, e sta perdendo, come vedete, nella parte bassa dello stelo le foglie basse. E inoltre, nella parte apicale, se notate, al di là di alcuni buchetti, anche sulle foglie gialle, laggiù della corimbosa, al di là appunto di questo, c'è anche una crescita comunque, come vedete, stentata. E comunque la crescita apicale ha foglie piccoline, non si sviluppano bene in ampiezza e rimangono piuttosto piccole. Questo problema potrebbe essere un problema, cioè potrebbero essere due aspetti dello stesso problema. Io così mi viene da pensare, ad esempio, ad una carenza di azoto. Perché? Perché l'azoto è un elemento mobile, quindi viene trasferito dalla parte bassa della pianta nella parte alta affinché possa crescere, ma evidentemente non è sufficiente. Per cui io credo si tratti di una carenza di azoto, quindi andrò a fare un test dei nitrati per vedere se effettivamente ci sono pochi nitrati, cosa probabile visto che è un acquario senza pesci, solo con caridine, che comunque sporcano poco. C'è una buona massa vegetale, per cui la possibilità che ci sia i nitrati quasi a zero è molto tangibile, diciamo. Quindi andrò a fare questo test per vedere se effettivamente avevo ragione e eventualmente vedremo come cercherò di riparare a questo problema. Sì, comunque di intervenire per risolvere, cercare di risolvere questo problema. Altra cosa che notavo è la crescita della Nubia snana, che cresce abbastanza bene. Però, se fate caso, ci sono tante
foglie di piccole dimensioni. Sono tantissime foglie di piccole dimensioni, pare che la pianta comunque cresca, però appunto le foglie rimangano di piccole dimensioni. Anche questo aspetto, vedete anche qua, questa piantina di Anubias che cresce però fa foglie piccole, ma soprattutto è normale che all'inizio siano piccole, ma col tempo dovrebbero aumentare la pagina della foglia e quindi aumentare le dimensioni. Invece rimangono piuttosto piccole. Anche questo mi fa comunque, mi dà una conferma su quello che dicevo prima. Comunque potrebbe essere sempre una carenza di un macro elemento, che, vi dirò la verità, alla fine è ovvio, come dice la parola stessa, essendo macro elementi, sono i primi nutrienti che si va a vedere, perché essendo macro elementi sono consumati in maggior quantità, sono richiesti in maggior quantità, per cui i primi sospetti devono per forza cadere, secondo me, sui macroelementi. Se non si troverà conferme dalla misura appunto di questi parametri dell'acqua e si vedrà che i macroelementi ci sono, e cioè nitrati, fosfati e potassio, allora si andrà a indagare per vedere se la carenza può essere determinata da un mesoelemento, quindi da un elemento medio, e che quindi ha cioè medie richieste da parte della pianta, e per cui sono i secondi sospettati in questa ricerca. Alla fine poi andremo a vedere eventualmente i microelementi. Poi abbiamo della Cryptocoryne lucens, che cresce abbastanza bene, ma come vedete non è foltissima. È abbastanza folta, ma non foltissima come invece quando cresce nella sua migliore performance, insomma, crea dei cespugli molto più folti, per cui anche questo magari potrebbe essere sempre una carenza di macroelementi. Per cui niente, io andrò adesso a fare il test dei nitrati e vediamo cosa ne esce. Allora, in realtà non è come immaginavo, perché comunque i nitrati ci sono. Come vedete, io direi che ora qua la camera sta facendo ombra, però direi che siamo appunto tra i 10 e i 25. Forse più 25 che 10. Sì, decisamente. Sì, direi intorno ai 25. Aspettate che guardo bene alla luce. Ok, visto da qua, come vedete, è maggiore di 10, ma non è neanche 25. In realtà dalla camera sembrerebbe come colore, però se lo guardi dal vero, come lo sto vedendo io, in realtà non è proprio 25. Quindi, insomma, sarà intorno ai 20, 15-20 mg litro di nitrati, quindi l'azoto c'è. Quindi, se non è colpa dei nitrati, andiamo a provare il test dei fosfati. Allora, fatto il test dei fosfati, ta-tan! I fosfati non solo ci sono, ma sono anche altini. In realtà, adesso torniamo un attimo sull'acquario. E vi faccio vedere che comunque avrete già visto, magari non bene, ma vi do conferma io, del fatto che non ci siano comunque alghe in acquario. Assolutamente non c'è traccia visibile comunque di alghe. Per cui, niente, questi fosfati, volendo, sono altini, ma non avendo problemi di alghe, al momento non mi creano grossi problemi. Certo, un cambietto d'acqua sarebbe utile, probabilmente lo farò.
Però torniamo un attimo sull'acquario. Ah, rieccoci. Allora, praticamente rivalutiamo un attimino tutta l'analisi che ho fatto, perché a questo punto, allora, macroelementi non sono garanti, se non ovviamente c'è da vedere il potassio. Infatti è il sospetto che mi è venuto adesso facendo i test. Perché, ritornando sul discorso delle foglie gialle e la corimbosa, che come vedete ha lo stelo in basso e spoglio, e una crescita apicale piuttosto faticosa, insomma. Idem, c'è un altro stelo laggiù che, come vedete, ha perso le foglie in basso e è rimasta soltanto la parte apicale, che cresce lentamente. Ora, in base ai test, io pensavo ad una carenza. In realtà questa qua si spiega semplicemente in un modo. Essendo ovviamente appunto un acquario senza luce, che prende luce soltanto dalla luce ambientale della stanza, ovviamente questa manifestazione della pianta non indica una carenza, ma in realtà sì, indica una carenza, ma di luce. Non lì per lì, adesso non ci avevo pensato, e invece è proprio una carenza di luce, proprio perché la pianta, soprattutto quella laggiù dietro, riceve poca luce. Poi, come vedete, è un acquario fatto di Cryptocurrina lucens, Anubias nana e appunto questa corimbosa, muschio e poco altro. Ovviamente, appunto, la corimbosa è la pianta che è l'unica pianta a crescita rapida. Diciamo, non è velocissima anche con le condizioni migliori, ma è comunque una pianta a crescita rapida, a stelo, e guarda caso è l'unica sofferente, proprio perché in questo acquario manca la luce che vorrebbe lei. Quindi questa manifestazione qua si spiega, secondo me, semplicemente adesso con il fatto che ovviamente c'è poca luce, soprattutto nella parte bassa, quindi la pianta tende a far cadere le foglie perché tanto non servono e lascia soltanto quelle nella parte apicale. Quindi, però, avevamo notato che aveva appunto dei buchetti sulle foglie, come vedete, e quella invece è una manifestazione tipica della carenza di potassio. Quindi, siccome del potassio non ci sono test, o meglio, ci sarebbero, ma sono costosi, io francamente non li ho mai comprati e non li ho mai fatti, proprio perché in realtà la carenza di potassio si vede abbastanza bene nelle piante, e invece un surplus, cioè un accumulo di potassio in acquario, difficilmente crea problemi. Ecco perché in realtà io non l'ho mai comprato e comunque non lo trovo neanche, appunto, neanche troppo utile, perché si può comunque benissimo fare senza. Quindi il risultato finale sarà che farò un piccolo cambio d'acqua, giusto per abbassare un po' quei fosfati, che comunque a 2 sono un po' altini, e quindi scongiurare l'eventuale arrivo di alghe. Quindi farò un piccolo cambio per abbassare appunto i fosfati, PO 4, e aggiungerò a questo punto del potassio. In che forma? A questo punto ho fatto il test dei nitrati apposta, proprio per capire in che forma eventualmente dargli il potassio, perché comunque anche con una carenza di azoto gli avrei dato il nitrato di potassio, quindi potassio l'avrei comunque immesso. Quello che mi chiedevo è se dargli nitrato di potassio oppure solfato di potassio. A questo punto, siccome i nitrati sono comunque già ad un valore ottimale, che è 10 mg litro, metterò del solfato di potassio e vedremo se in questo modo apporterò soltanto potassio e zolfo, e lo zolfo non è assolutamente un problema in acquario, se non sotto grandi accumuli, però in realtà il solfato di potassio è più che accettabile. Insomma, è un'alternativa, non dico unica, ma se non usi il nitrato di potassio, insomma, molto probabilmente userà il solfato di potassio. Ci sono altre forme, ma meno utilizzate. E quindi aggiungerò del solfato di potassio per vedere se è la carenza fondamentale che manca e che vedo da questa comunque da queste
foglie piccole delle Anubias e questa crescita comunque delle cripto non troppo folta. Potrebbe essere sempre un fattore di luce, ma vedremo. Insomma, faccio questi cambiamenti, faccio un piccolo cambio, aggiungo il solfato di potassio e vi farò un aggiornamento più in là per vedere se comunque soprattutto le Anubias faranno delle foglie più grandi e l'aspetto sarà in generale dell'acquario migliore. Per questo video è tutto, spero sia stato utile per fare qualche analisi sull'acquario e andare un po' a vedere e a capire quali sono eventuali interventi da fare per portare avanti l'acquario nel miglior modo possibile. Noi ci sentiamo in un prossimo video, ciao a tutti!